Buongiorno, il sesto seminario della settima edizione di Cinema e Storia, dedicata quest'anno a guerra e movimenti pacifisti dopo il 1945, è un laboratorio formativo adulto interdisciplinare di fonti su dittature e movimenti in Cile e Argentina negli anni 70-80. Come le edizioni precedenti di Cinema e Storia, lo chiamiamo laboratorio formativo adulto perché è destinato non agli studenti, in quel caso sarebbe un laboratorio didattico, ma agli adulti, insegnanti e cittadini interessati alla formazione storica, anche se può servire in particolare ai docenti per sperimentare su di sé attività riproponibili con le necessarie mediazioni didattiche pure agli allievi. Come nelle edizioni precedenti, dopo le puntate riservate a singole tipologie di fonti, per esempio filmiche, musicali e letterarie, dedichiamo un intero laboratorio interdisciplinare a un intreccio di fonti di tipologie differenti, relative a uno studio di caso emblematico rispetto alla problematica specifica della singola edizione. Quest'anno, dopo le puntate dedicate a singole tipologie di fonti, proponiamo un laboratorio su due esempi, Cile e Argentina, di dittature del Cono Sud dell'America Meridionale e su alcuni dei movimenti che le hanno combattute. Su un racconto, un documentario, una serie di video per il web, una canzone, varie testimonianze e alcune fotografie. Abbiamo condito il tutto con brevi spunti di contestualizzazione storica delle fonti. Perché abbiamo scelto dittature e movimenti di resistenza degli anni 70 e 80 nel Cono Sud? Anzitutto perché le dittature del Cono Sud del periodo rappresentano un particolare ibrido fra le guerre civili, le guerre di classe e le guerre fra stati. Infatti, in primo luogo, costituiscono uno snodo di conflitti politici, anche armati e sociali, interni ai singoli stati, Uruguay, Cile, Argentina, ma un discorso analogo potrebbe anche essere esteso a Paraguay, Bolivia, Perù, Brasile e altri stati latinoamericani. In secondo luogo, si affermano con l'appoggio della CIA, della CIA, Agenzia di Spionaggio Civile del governo statunitense e degli Stati Uniti. Si veda anche il piano Condor del 75, con cui tutte le dittature della zona e gli Stati Uniti si mettono d'accordo per perseguitare gli oppositori del singolo regime del singolo Stato anche al di fuori dei confini di quello Stato negli altri paesi. In terzo luogo, alcune dittature sfociano in una conflittualità crescente con altri Stati, come nel caso della Operación Soberanía, cioè Operazione Sovranità, il piano di invasione del Cile programmato dalla Giunta Militare Argentina per il dicembre 78, ma sospeso in seguito all'intervento mediatore del nuovo Papa Giovanni Paolo II. E perfino in una guerra vera e propria, come quella fra Argentina e Regno Unito per le isole Falkland, come le chiamavano i britannici, o Malvinas, come le chiamavano gli argentini, fra il 2 aprile e il 14 giugno dell'82. Inoltre si tratta di dittature particolarmente violente ed efferate. Si pensi al bombardamento l'11 settembre 73 del Palacio della Moneda, cioè del Palazzo della Zecca, a Santiago del Cile, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica. Ai desaparecidos, ossia alle persone sequestrate illegalmente, rinchiuse in centri di detenzione segreti e uccise in modo da non farne ritrovare i cadaveri, in tutto il Cono Sud e non solo. Infine, sono molto interessanti le peculiarità dei movimenti di resistenza alle dittature. Si pensi in particolare alle Madres de Plaza de Mayo, le Madri di Plaza de Mayo di Buenos Aires, il luogo delle loro manifestazioni a partire dal 30 aprile del 77. Alle Nonne di Plaza de Mayo, Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, fondata il 30 aprile del 77, e a Hijos, acronimo di Hijos e Hijas, pour la identidad de la justicia contra el olvido e il silencio, cioè figli e figlie, per l'identità e la giustizia contro l'oblio e il silenzio, organizzazione fondata il 3 novembre del 95. Madri, nonne e figli dei desaparecidos. La prima parte del seminario riguarda il caso cileno, privilegiato per vari motivi, fra cui la particolare violenza e golpe contro il legittimo presidente della Repubblica, Salvador Allende, morto durante il bombardamento del Palazzo della Moneda, e contro il legittimo governo di sinistra di Unità Popolare. La specifica eco italiana del golpe che portò all'accoglienza di molti esuli cileni in Italia. Simone Campanozzi ha selezionato due fonti. La prima è il racconto di Luis Sepúlveda, Il Cile, paese della mia memoria,
riportato nelle raccolte Ingredienti per una vita di formidabili passioni nel 2013 e poi in Storie ribelli nel 2017. La seconda è costituita la Santiago Italia di Nanni Moretti, documentario del 2018 sugli esuli cileni in Italia dopo il golpe del 73. La seconda parte riguarda il caso argentino, privilegiato per vari motivi, fra cui i rapporti particolarmente stretti fra Italia e Argentina, data la forza e incidenza dell'immigrazione italiana in Argentina. L'estrema efferatezza della dittatura, si pensi ai voli della morte, cioè ai lanci in acque profonde dagli aerei, dei corpi delle vittime ancora vita. E la peculiarità dei movimenti di resistenza contro le dittature, di cui abbiamo già parlato, Madres, Abuelas e Hijos. Si esaminano anzitutto il problema dei desaparecidos e la straordinaria esperienza di alcune delle loro madri, le Madres di Paso del Maggio. Ho scelto due fonti. La prima è la canzone di León Gieco, Las Madres del Amor, le Madri dell'Amore, dall'album di Gieco, Bandidos Rurales, del 2001. La seconda sono alcune testimonianze di Madres de Plaza de Mayo, raccolte da Daniela Padoan nelle Pazze, un incontro con le madri di Plaza de Mayo del 2005. Tina Bontempo ha selezionato alcune sequenze della serie di video per il web Il rumore della memoria, 2015, di Marco Bekis, in cui Vera Visevan Yarak ricostruisce la storia della figlia Franca desaparecida nel 1976. In Argentina li chiamano rispettivamente Becis e Jarak, ovviamente con la pronuncia spagnola. Maurizio Guerri ha selezionato alcune fotografie di Marcello Broschi, Ines Ulanowski e Clara Solacchian Herrera. A chi si prescriverà al laboratorio verranno inviati in anticipo i materiali preparatori, in modo che, nei limiti del possibile, possa prenderne visione prima e partecipare quindi più attivamente al laboratorio con domande e riflessioni più sedimentate. Vi aspettiamo dunque giovedì 25 marzo 2021 alle 15:30. Contattateci per l'iscrizione.